Siamo con la dottoressa Chiara Profico, veterinaria del Centro Studi Cetacei, che stamattina, 8 settembre, qui si è mosso qualcosa e la speranza è che possa succedere un altro lieto evento. Cosa ci può dire? Beh, il lieto evento molto probabilmente ci sarà, perché per ora sono nate 49 piccole tartarughe. Statisticamente i nidi potrebbero darcene molte di più. Siccome questa mattina abbiamo visto aprirsi questo piccolo cono di emersione che ci dice che lì sotto nella camera delle uova c'è del movimento, siamo in attesa di questo ulteriore lieto evento. Ovviamente è difficile aspettarsi una maxi schiusa come quella dell'altra sera, che ha dato alla vita 49 tartarughe. Ve ne aspettate un po' di meno magari, e potrebbero volerci giorni comunque. Potrebbero essere di meno, potrebbero essere molte di più, può capitare che nascano la spicciolata per molti giorni o che ci siano di nuovo dei gruppetti numerosi in arrivo. E sì, questo processo può durare alcuni giorni, quindi saremo qui a monitorare giorno e notte per la sicurezza delle tartarughine. E se non succedesse niente, sappiamo che dopo almeno 3 giorni e 3 notti che non succede niente dall'ultima schiusa, voi potreste agire, ci spiega come? Sì, le linee guida dell'ISPRA, a cui aderiamo ovviamente anche noi, tutti quanti, dicono che possiamo ispezionare il nido per verificare la presenza di ulteriori tartarughe che stanno in fase di emersione, uova non schiuse, embrionate non embrionate, quindi fare un censimento proprio di tutto il contenuto del nido e poi ovviamente prendere i dovuti provvedimenti a seconda di quello che troveremo. Ad esempio portare in incubazione artificiale alcune uova? Può essere necessario, dipende dalle condizioni ambientali, le linee guida ci dicono che possiamo anche proseguire l'incubazione all'interno del nido, ma soltanto dopo aver verificato che le uova siano embrionate. Quello che capita più frequentemente è che le uova che non si schiudono in una tempistica, diciamo, più o meno insieme a tutte le altre, solitamente non, è perché non sono embrionate, quindi le raccogliamo, le conserviamo e semplicemente l'evento si conclude lì. Un altro evento che capita frequentemente è di trovare delle tartarughine appunto in fase di emersione che vengono immediatamente rilasciate, sempre se il mare ce lo consente, le condizioni climatiche ce lo consentono. Ovviamente poi di queste tartarughine non sapremo mai come che fine hanno fatto, molte prendono il mare, subiscono anche il rischio di essere predate quando sono piccole, insomma statisticamente quante ce la fanno se si sa? In realtà non c'è un dato certissimo, ci sono stime molto pessimistiche che parlano magari di una per nidiata che riesce a diventare adulta, ma il problema non sono tanto i predatori quanto i pericoli legati alle attività umane, quindi alla pesca, all'inquinamento, al traffico marittimo, quindi lavoriamo su quelli principalmente.